A migliorare sempre, mentre che l'Inter continua a perdere colpi partita dopo partita. Sì, come appunto diceva il telecronista, è stata una partita anche un po' a senso unico. L'Inter servirà all'impresa, come dicevo prima, e quindi a San Siro il 3 marzo, precisamente il 3 marzo, mercoledì 3 marzo, ci servirà appunto all'Inter una partita straordinaria. Senza Miranda e Murillo, caro Moro, uno diffidato, uno squalificato, che partita hai visto? E inoltre sempre che la Juventus non faccia un gol. Perché basta che la Juventus fa un gol, allora... Col controsferta, sì. Caro Moro, tu che partita hai visto questa sera? Ma guarda, non è tanto quanto demerito dell'Inter, quanto il fatto che la Juve è davvero in forma e non ce l'è per nessuno. Da romanista, ecco che la sconfitta per 1-0 mi brucia di meno, perché anche l'Inter andrà a impattare in casa contro una Juve che è davvero in una forma straordinaria. L'Inter ha tenuto comunque il campo bene tutto il primo tempo, poi... complice anche un po' lo stare sotto di un gol e il voler pareggiare, fare il gol in trasferta, si è aperto un po' di più, ha preso il secondo e il terzo gol, l'espulsione, insomma tutto è andato a sfavore a quest'Inter. Quindi adesso tu che partita ti aspetti per il ritorno? Perché comunque, come dicevo, l'Inter giocherà senza Miranda e Murillo. Secondo me speranze tutte al limitino, sinceramente, perché questa andata complica molto le cose. Poi ecco, non avere la coppia dei centrali anche è un bel problema. Soprattutto ecco Murillo, che comunque è un gran bel giocatore. È un gran bel giocatore. Allora passiamo anche a quella che, chiudendo un po' il capitolo Coppa Italia, che appunto vedendo il quadro vedrà Milan-Alessandria il 2 marzo e poi gli Inter-Juventus, si partirà dall'1-0 del Milan e dal 3-0 della Juventus di questa sera. Ricordiamo i gol: doppietta di Morata e gol straordinario di Dybala, che appunto Dybala che ha regalato la partita. E parlavamo di Dybala. Di Dybala, esatto. Di dov'è? E che è di Cordova, di Laguna. Dov'è? Laguna Larga. La provincia di Cordova. A 55 km dalla capitale. E quando tu mi dicevi se mi faceva ricordare a Tevez, no, mi fa ricordare a Mario Kempes, quel tipo di gioco c'ha Dybala, quel atteggiamento un po' così un po' rapido, un folletto, ricorda a Kempes il Totò di Natale dei vecchi tempi, Mario Kempes. Mario Kempes aveva quel tipo di gioco, era pure di Cordova, quindi è un folletto, che comunque è un funambolo calcistico, diciamo così. Andiamo a vedere però a questo punto quello che è il calciomercato, perché era uno degli argomenti della serata che poi avremmo appunto trattato nell'ultima parte di trasmissione dopo la partita, perché il calciomercato è rovente in questi ultimi giorni. Oggi è 27, ricordiamo, caro Alberto, si chiuderà il giorno 31. Sì, dentro pochi giorni. Caro Moro, ti faccio subito la domanda: si parla fortemente di questo Eder all'Inter, infatti vogliamo anche cercare di riportare la notizia ufficiale, speriamo, ma credo che non arriverà all'ufficialità questa sera. C'è questo interessamento di Eder. Secondo me fanno bene all'Inter a puntare su un buon giocatore, una punta, perché abbiamo visto stasera che ha più che altro mezze punte, perché gli Aic e Jovic non sono centravanti, attaccanti, diciamo, di ruolo al 100%, sono più esterni o comunque gente che fa da supporto. E se vuoi cercare di lasciare in panchina Icardi una giornata, non puoi, perché comunque sei costretto a schierarlo. Palacio oramai è un po' avanti con l'età, la condizione fisica non è delle migliori, quindi un giocatore come detto avrebbe anche abbastanza spazio dentro la rosa di Mancini. Ma manca sempre qualcosa al mezzo campo nell'Inter. Dici che anche al centrocampo un regista adesso poteva far comodo, un Hernanes, Kocic.
Uno Snyder. Non si trova, penso. Andiamo a vedere un po' quelle che sono le principali trattative del giorno. Le commentiamo qua in studio con il nostro ospite Alberto Polinori, ovviamente. Allora, la notizia delle 22:24 è che Marco Borriello ha firmato con l'Atalanta. Questo è già un accordo, è un giocatore dell'Atalanta, mentre Matos ha trovato l'accordo con l'Udinese, con la Fiorentina, per l'acquisto appunto di Matos Rider, quindi è un giocatore dell'Udinese, classe 93, è in prestito dal Carpi. Attenzione anche a Mario Suarez, che va dalla Fiorentina al Watford, perché Mario Suarez è un giocatore del Watford. Domani le visite mediche, domani visite anche per Marrone, Luca Marrone, di proprietà della Juventus, è un giocatore appunto del Verona, col suo nuovo club domani le visite. E poi c'è Zukanovic invece della Sampdoria, che va allo Stoccarda. Ma la notizia del giorno più che altro è anche questo accordo di Ranocchia con la Sampdoria. Domani Ranocchia avrà le visite mediche con la Sampdoria, quindi è un giocatore della Samp, che è una notizia ufficiale. Però anche Ashley Cole a Los Angeles Galaxy. Io vado subito da Moro, perché si parla molto di questo arrivo di Esharawi. La Roma ha preso questo giocatore, diciamo, tanto per cominciare, caro Moro, la notizia di Gervinho in Cina, ci sono anche le cifre ufficiali, perché sembrerebbe che ci sono 18 milioni a titolo definitivo per l'attaccante classe 87. Che ne pensi di questa uscita di Gervinho e l'ingresso di Esharawi? Gervinho era molto legato a Garcia, infatti da quando è arrivato Spalletti Gervinho ha smesso di allenarsi, con una scusa o l'altra ha lamentato infortuni, dolori, e Spalletti si è anche molto arrabbiato con lui. Gervinho cercava di essere venduto e ci è riuscito. 18 milioni sono una cifra molto alta, secondo me, e la Roma può anche essere molto soddisfatta di questo mercato in uscita. Arriva il Esharawi, che a me è sempre piaciuto al Milan. Sinceramente non l'ho seguito al Monaco, so che comunque non ha giocato un più alto numero di partite proprio perché Monaco non voleva riscattarlo. E se se ne va via Gervinho e arriva il Esharawi, io sono contento, perché in genere ho sempre lamentato di questa ricerca affannosa per un'altra area, un altro esterno. Però va via un Gervinho, lo paghi abbastanza, ti danno abbastanza soldi, arriva un Esharawi, comunque io sono soddisfatto. Andiamo invece, Alberto, a quelle che sono le altre notizie, perché sembrerebbe che ci sia l'accordo per il rinnovo a Nagatomo all'Inter, mentre Guarin è andato allo Shanghai. Eder sembra che c'è un'operazione di 12 milioni di euro e si sta arrivando al capolinea. E si vede che le piaceva molto la cucina cinese a Guarin. Applausi, perché le battute famose del nostro Alberto. Eder, credi che sia la soluzione a tutti i problemi dell'Inter? No, sarà un buon apporto, ma non è la soluzione, perché il problema dell'Inter sta parte dal mezzocampo. Quindi potrebbe essere un'altra soluzione invece quella per Luis Adriano del Wolfsburg. Luis Adriano, che era andato in Cina, invece a quanto pare non gli piaceva la cucina cinese, è ritornato in Italia. Quello che ha sorpreso un po' tutti è stato anche questo ritorno di Ciro Immobile. Vorrei sapere da Davide, questo calciomercato fino adesso ti ha sorpreso oppure ancora manca qualcosa? Beh, in generale non ho molte aspettative sul mercato di riparazione di gennaio, più che altro specie in Italia, specie quando non girano troppi soldi, si cerca di fare il mercato con oculatezza durante l'estate. Qualche ritocchino qua e là infatti c'è stato, no, non mi aspetto però grandi colpi, ecco, mi aspetto così magari le terre all'Inter, ma niente di più, forse qualcosa al Napoli. Di Laurenti si parla molto, però poi a concludere non lo so. Ma si parla molto per l'evasione delle tasse pure. Infatti adesso parliamo anche di questo, perché sembrerebbe che, per chiudere appunto il capitolo calciomercato, diamo le ultime notizie. Per esempio c'è il Napoli, che ha detto Moro adesso, c'è un'offerta per Regini,
Vasco Reggini. De Laurentiis appunto ha presentato una offerta ufficiale. Poi c'è il Chievo che sembrerebbe ormai insomma ai dettagli, l'accordo con lo Swansea per Paloschi, quindi attenzione Paloschi, un'offerta di 10 milioni di euro allo Swansea. E queste sono le principali notizie di calcio, le ultime principali notizie del giorno. Sì, penso che sarà venduto. Sì, anch'io credo che alla fine sarà venduto, perché il Chievo gli servono i soldi. Esattamente. E per quello che riguarda anche trattative, c'è per esempio una trattativa last minute con il Genoa, tra il Milan e il Genoa, per Davide Calabria, però anche questo è dei dettagli che non abbiamo. E poi il Napoli è interessatissimo a Kalinic, questa è un'altra notizia interessante, come per esempio è interessato anche il Bologna a Biabiani. Roma ha preso invece, come diciamo, Esharawi in prestito dal Milan per 1,4 milioni di euro con diritto di riscatto, attenzione, a 13 milioni di euro. Caro Moro ha firmato un contratto fino al 2020 di 2,3 milioni di euro all'anno più bonus. E l'ultimo acquisto dovrebbe essere Perotti, oltre a Ertò. Questi sono i nomi caldi. Beh, Perotti ecco non mi serve più, secondo me, se abbiamo Esharawi, che comunque ha firmato un contratto lungo e abbastanza importante, ecco, quindi speriamo faccia bene, ecco. Questo è l'ultima notizia che diamo qua a Club de Football di Calciomercato, è quella di Neymar, perché Florentino Perez sogna di strappare Neymar al Barcellona. Infatti, non lo credo. Secondo l'edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, il presidente del Real Madrid è pronto a offrire all'attaccante brasiliano un ingaggio da 35 milioni di euro a stagione. Cristiano Ronaldo è stato pagato 104,7 milioni di euro al Manchester United e quindi vedremo se il Barça accetterà per questo 104 scambio. Milioni hanno pagato? Eh sì, Marza ha rivelato, queste sono le cifre, è il trasferimento più costoso più quello di Gareth Bale. E ha comprato Cristiano Ronaldo ieri un albergo per 140 milioni, inoltre ancora aggiungiamo. Sì, inoltre le altre proprietà che ce l'ha, ha comprato un albergo che costa 140 milioni a Monte Carlo. No, quindi questa è un'altra notizia abbastanza accattivante del nostro Alberto. Io volevo chiedere ad Alberto invece, cambiando argomento appunto, cosa ne pensa di questo scandalo, di questa inchiesta, anche il nostro Davide si sta attrezzando con gli strumenti per le foto. Pensavo che stava attrezzando con la lupara. Cosa? Detto, vedere come li utilizzi, ecco. Cosa sta succedendo nel mondo del calcio, Alberto? Vabbè, non è una cosa che scopriamo, che abbiamo scoperto ieri. Purtroppo le voci circolavano da molto che c'è tutta una mafia, tutto un lavaggio di denaro sporco e tante cose in più. Tu pensi che De Laurentiis, Lodito e Galliani questa volta la stiano facendo grossa? E non è la prima volta che la fanno grossa, purtroppo. Davide? È ancora da verificare, ecco. Io, nonostante senta Lodito sempre questo tipo di discorsi, sì, purtroppo. E sembrerebbe che Galliani sia stato un po' invece tirato fuori da queste accuse. Però aspetto sempre più una magistratura che faccia anche la giustizia sportiva, che faccia tutti i suoi accertamenti. Però è così, che ci siano dei procuratori, delle manovre sotto banco per qualche soldo che gira così, per poter convincere quel procuratore a ingaggiare quel giocatore per conto della società. Sì, non mi stupirebbe per niente. No. Purtroppo sono cose che succedono sempre. Il problema è se si possono provare o no, quello è un altro problema, ma che succedono, succedono. Ricordiamo che ci sono ben 64 indagati tra dirigenti, procuratori e giocatori. Sì. E sembrerebbe appunto che a questo punto siano scattate anche delle perquisizioni. Una di quelle più importanti è stata fatta al Milan.
è stato al Milan, a casa Milan.